Bene, salve a tutti i popoli di YouTube, eccoci qui di nuovo con un episodio del Let's Play di Ace Combat 3. E andiamo avanti. Non so più che dire ormai in queste situazioni, ogni volta che inizio, perché al momento non ci sono state grosse novità. Il prezzo. Bene, il notiziario ci racconta delle nostre vicissitudini con lo shuttle nello spazio. E praticamente con questa notizia viene descritto l'evento, cioè l'abbattimento dei satelliti da parte della Newcom, cioè dei satelliti della General Resource. E praticamente vengono svelate delle dichiarazioni della General Resource che annuncia che l'obiettivo dei satelliti era puramente a fini civili. E praticamente l'attacco della Newcom è stato un vero atto di vandalismo e di terrorismo. E non ci sono altre cose perché, a parte la risposta della Newcom, dove la Newcom, si ammette, la Newcom invece risponde che i satelliti erano usati per scopi militari. E dato che ci sono grandi discrepanze nelle due versioni, la situazione è diventata molto tesa. La tosse. Fibure ci esprime le sue preoccupazioni, dice ormai col fatto che in ambito economico e politico le nazioni non hanno più tanta potenza, invece la General Resource acquisisce sempre più potere, dice, non si sa più come si può fare per mantenere la pace. E che altro? Poi ci parla un po' delle sue convinzioni, del fatto che era entrata nella SARP, cioè nella parte della UP over, mantenere la pace e fermare i combattimenti, ma la situazione continua sempre invece a degenerare. E a questo punto lei vuole semplicemente continuare a volare nei cieli con noi e sua sorella. Allora, questa missione mi pare non esista nella versione europea perché non me la ricordo. Allora, stando al briefing, dovremmo praticamente tenere sott'occhio questa zona di ricognizione. Ah no, no, è la stessa. C'è questa missione, sì. C'è una zona dove è stato. Ecco, c'è il satellite della General, uno di quelli che abbiamo abbattuto, e praticamente c'è una squadra di recupero nostra che deve andare lì a recuperarla, e noi dobbiamo invece trattenere le forze della General Resource, che pure sono venute a scoprire questa cosa, e hanno mandato anche loro una squadra di recupero e di attacco. Niente, gli aerei sempre questi come l'altra volta. Per quanto forse potrebbe essere più adatto all'R211, in quanto abbiamo vari bersagli a terra, io continuerò sempre a usare l'R102 perché è più chiuso. Allora, noi dobbiamo abbattere il prezzo. Dobbiamo abbattere tutte i target avversari entro 2 minuti, il che è un problema perché partiamo anche lontani. Anzi, più che 2 minuti, 1 minuto e 55, altrimenti la missione è fallita. Una volta fatto ciò, avremo un update e dovremo fare in modo che la squadra di sorveglianza giunga tutta intera. Oddio, è basso. Giunga tutta intera indietro, insomma. È comico come il satellite venga segnato alleato, nonostante sia in origine della genera. Aiuto! Mayday, come Mayday? Cazzarola! Ho sparato i missili, non hanno abbattuto la nave, ma che diavolo? Vedemo, eh!
Oh, bene, ottimo. E vai! Tutti questi entro 2 minuti e 5. Questi entro 2 minuti e 5, wow. Questa missione penso sia molto difficile da fare in A, perché il numero di bersagli è piuttosto alto e il tempo è poco. Quindi sono preferito andare sul sicuro per adesso. Anche se sicuramente in questo margine di tempo avrei potuto effettivamente far fuori anche qualcun altro. Voto C. Era logico. Ok, vediamo. C'è qualcosa di cui Fiona ci vuole parlare riguardo a sua sorella. Ah, dice, ha scoperto che il suo nome è scritto in una lista di soggetti di test per la sublimazione. La sublimazione, non l'ho detto prima, era quel processo di... nella puntata precedente. È quel processo di innestamento della personalità umana in un computer tramite la copia della personalità. Dice, certo, dice, mi fa piacere che lei abbia i suoi sogni così, però dice, un po' mi preoccupa, dice deve proprio sottoporsi a queste cose molto sperimentali. Ah, dice, ecco, ora è arrivata proprio Cinzia. Non ci dice niente di particolare, a parte il fatto di ciò che ci ha parlato, di cui ci ha parlato proprio Fiona. Niente, ci parla del fatto che di essere sempre più o meno disponibile ad ascoltarla, perché, non lo so, dice così. Dice così. Perché ogni tanto quando apre il salvataggio si blocca? Ok, io stando all'albero delle missioni, la prossima missione dovrebbe svelarci qualche particolare. Però non ho idea di cosa sia perché ancora non l'ho letto nulla, quindi io vi lascio con questo cliffhanger in questo video. E ci vediamo al prossimo episodio.